Quanto litigano? È sorprendente, a volte. Se hai più di un figlio, e sai come molti genitori con cui ho avuto il piacere di lavorare, molto probabilmente ti è capitato di sorprenderti dalla quantità dei litigi, dall'intensità dei litigi e dalla gelosia che ci possa essere tra i tuoi figli. E magari ti è anche capitato di chiederti aiuto, ma evidentemente, com'è possibile? Ma evidentemente, non so, devo aver sbagliato qualcosa, sono io. Senza sapere necessariamente come fare perché gli interventi che porti non servono a impedire che il litigio o la gelosia emerga nuovamente in mille diverse situazioni. Ma allora come puoi affrontare questa gelosia in modo che tutta la famiglia sia più serena? Innanzitutto ti rassicuro, la gelosia tra fratelli è un qualcosa di molto comune. Il punto è che spesso guardiamo alla situazione e a questa gelosia da un punto di vista molto razionale e logico e ragionevole, prendendo in conto il nostro modo di pensare, il nostro modo di ragionare, il nostro punto di vista. Ma per capire veramente come affrontarla in modo efficace, è davvero utile, se non essenziale, prendere in primis in conto le sensazioni e le emozioni che queste situazioni generano in te, per prendertene cura e creare una sorta di distanza tra te e la situazione, questa gelosia che senti tra i tuoi figli. Per evitare che i litigi e le manifestazioni di questa gelosia vengano interpretati da te come un qualche cosa di tuo, anziché vederli come un qualche cosa che riguarda i tuoi figli in questo momento. E poi ti è efficace provare a sentire il punto di vista, in modo particolare del primogenito, ma di entrambi i tuoi figli o di più di figli se ne hai più di due. Cosa significa? Immaginati proprio di essere tu bambino. E di vedere che se prima avevi un tuo posto nel nucleo familiare, improvvisamente questo nucleo familiare si modifica, cambia e quindi anche tu devi ritrovare in qualche modo il tuo posto all'interno di questo nuovo nucleo familiare. È un po' come quando, non so, se siete in un gruppo a tavola, al ristorante, piuttosto che con amici a parlare, siete solo e siete in tre. E a un certo punto si unisce l'amico di uno degli amici e bisogna aggiungere una sedia e la tua posizione all'interno di questo gruppo di amici e le dinamiche del gruppo si modificano e tu devi per un attimo riadattarti. Ora è chiaro che nel caso di questo esempio non ci sono poste in gioco molto alte magari dal punto di vista emotivo o quantomeno non quanto lo possono essere per un bambino all'interno della sua famiglia, del suo nucleo familiare di origine. Aggiungici a questo che i tuoi bambini non hanno ancora sviluppato, in base alla loro età naturalmente, la consapevolezza per decifrare le sensazioni e le emozioni che sentono dentro, a livello proprio di tensioni, e di dargli una spiegazione narrativa, logica e razionale, di poter dire: caspita, mi sento che mi ho voglia di colpire qualcuno perché ho visto che la mamma con il mio fratellino o la mia sorellina in braccio, e questa cosa mi ha fatto pensare che non è giusto, che prima invece ci sarei stato io e che adesso non è più possibile. Ho voglia di urlare e allo stesso tempo mi fa paura questa grande intensità di cose che sento, perché quando poi gioco con il mio fratellino o lo guardo e lo tengo in braccio e gli do un bacino, sono fiero di essere fratello maggiore e di avere questo mio fratellino e gli voglio bene e quindi sono spaventato da tutta questa roba che sento e non so che cos'è. Il bambino non sa spiegarsi narrativamente, no? Con delle parole, con un senso logico, tutte queste cose, né comunicarlo quindi ai genitori. Non sa necessariamente ancora fare, no? Una causa-effetto tra quello che osservo, quello che sento, quello che interpreto e quindi le mie emozioni e quindi poi quello che decido di fare, le mie azioni e le conseguenze, no? I bambini stanno ancora imparando tutto questo. E contemporaneamente però quello che sentono può essere davvero molto intenso e può manifestarsi da un momento all'altro, con a volte grande fatica da parte nostra. I bambini, soprattutto i primogeniti, cercano di fare i conti con tutto questo e questo si può manifestare in diversi momenti e in diverse età e in diverse fasi, non soltanto quando il piccolino o la piccolina, insomma, sono appena nati. Più riusciamo a capire e a sentire empaticamente questa fatica, più facile ci sarà affrontarla serenamente. Un'altra cosa fondamentale è non avere paura delle emozioni che i bambini mostrano, che è difficile, premesso questo, ma intanto è interessante portare l'attenzione, no, su questo e vedere come a volte le reazioni che i bambini possono avere, no, e le espressioni della loro gelosia ci spaventano, ci fanno magari pensare che stiamo sbagliando qualcosa, ci fanno magari pensare che allora non riusciranno ad avere un buon rapporto, che allora sono aggressivi, che allora sono
violenti, che hanno magari moralmente, che stiamo, non abbiamo trasmesso i valori che volevamo. Questo ci blocca, no? E quindi non riusciamo ad accogliere, a sentire empaticamente, da un lato, quello che il bambino ci sta esprimendo, e dall'altro crea proprio un muro, ma questo non fa che rinforzare, no, la tensione che il bambino vive, perché non sa spiegarsi quello che sta vivendo, e in più vede che il genitore fa una sorta di muro di blocco, e quindi non riesce da solo a trovare una soluzione, una spiegazione, né un'espressione, no, un'accoglienza, non si sente capito e accolto in questo, e quindi l'emozione verrà riproposta. Se vuoi, puoi andare a vedere questo video sulle emozioni che spiega un po' questo fenomeno e come fare. Dopodiché, chiaramente è difficile, no? Perché? Da un lato perché i neuroni specchio fanno sì che nel momento in cui il nostro bambino esprime queste grandi emozioni intense, anche noi sentiamo di rimando, le sentiamo di rimando. Poi ci si aggiunge la nostra fatica, la nostra stanchezza, e quindi è chiaro che non è facile, no? Restare lì zen intanto che il nostro bambino esprime la sua gelosia, le sue emozioni. Ma intanto già sapere che quelle emozioni lì sono normali, che non c'è niente che sta andando storto, che non è una nostra colpa, una nostra mancanza, ma sono solo una comunicazione che è un segnale che i nostri bambini ci mandano, di cui possiamo certamente prendere in conto, ma che parla di loro e della loro fatica e non di un nostro eventuale, una nostra eventuale mancanza, può essere già un grande sollievo e già alleggerisce, lasciandoci quindi spazio per trovare nuove risorse. Uno strumento super efficace che possiamo applicare per aiutarci ad affrontare diversamente questa gelosia è quello del tempo individuale e del tempo speciale con ogni figlio, ma in modo particolare con il bambino che esprime, no, questa gelosia. Ora, io lo so perché anche io sono mamma di due e so che in base alla fase della vostra vita può essere particolarmente difficile e sfidante trovare un momento per ogni bambino, anche fosse solo di 20 minuti, e che a volte, proprio quando sono magari delle fasi in cui facciamo fatica con uno dei nostri figli e con dei comportamenti difficili con uno dei nostri figli in particolare, l'ultima cosa che abbiamo voglia di fare è a volte passare del tempo in individuale con quel figlio lì, e a volte ci sentiamo in colpa per questo, il che non fa altro che aggiungere una resistenza e una barriera al sentirci tranquilli con lui o con lei. Ok, quindi lo so. Ma intanto un primo step è proprio rendersi conto di tutto questo, rendersi conto di queste resistenze. Il tempo individuale permette a noi di andare a ricucire il rapporto, a renderlo più forte, a renderlo più complice. A maggior ragione con quei figli con cui magari abbiamo un pochino meno affinità, non fosse altro che in quella fase particolare della nostra vita e della nostra relazione, ok? Quindi il fatto di passare un momento insieme, piacevole insieme, permette di avvicinarci, permette di conoscerci meglio, ci dà l'opportunità, no, di connetterci. Questo dà un segnale potentissimo al bambino o alla bambina, perché gli comunica: sono importante per la mamma o per il papà, che è in fondo la paura alla base della gelosia, no? Il fatto di aver perso importanza agli occhi di mamma e papà. Quindi questo da solo è uno strumento super efficace da impostare, anche solo appunto 10-20 minuti speciali messi magari in agenda, programmati in anticipo con i nostri bambini. Ora, se ti stai dicendo sì, ok, bella lì, però quando litigano si alzano le mani addosso, io non so più cosa fare, lo approfondiamo nel prossimo video perché andiamo un pochino più nel dettaglio nel capire come vivere questi momenti e come aiutare i nostri bambini a superarli in maniera efficace. Grazie e alla prossima!